Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di BitDAO, la mia cripto preferita al momento proprio perché mi ha permesso di fare un sacco di soldi tramite i launchpad. Come ho già mostrato nel video che vi lascio qua sopra, BitDAO è la cripto nativa della piattaforma Bybit, però è una DAO, quindi è decentralizzata. Perché mi piace? Perché collabora con un sacco di protocolli e progetti interessanti, vuole scrivere il futuro della DeFi collaborando anche con DEX e piattaforme importanti, come in questo momento si può annoverare a parte Bybit, SushiSwap e Polygon, e inoltre vanta la tesoreria più grande al mondo. Prima di partire col video però, sigla. DAO, come dice il nome, è una DAO. Cos'è una DAO? Una DAO significa Decentralized Autonomous Organization, e il cui potere esecutivo sono ottenuti e gestiti attraverso regole codificate, talvolta chiamati smart contract. Ogni transazione chiaramente è gestita su blockchain, e la blockchain stessa fa anche da marca temporale, timestamp, in modo che non si possano trovare frodi e diminuisce la possibilità di attacchi esterni. Con miliardi di asset in tesoreria e miliardi di contributi previsti, supporta la DeFi essendo una piattaforma che consente la possibilità di votare in base al numero di token che si ha. In questo caso quindi è molto democratica, proprio perché ognuno può votare nuovi protocolli in base anche all'utilizzo futuro che ne vede. Chiaramente c'è anche un contro, ovvero che, come con Cardano ad esempio, la possibilità da parte della community di votare gli aggiornamenti può essere anche limitante qualora un aggiornamento intelligente non venisse approvato. Però il più delle volte, come spiegheremo dopo, la piattaforma stessa ha dei mediatori che spiegano a tutta la community come un aggiornamento potrà essere molto importante e aiutare tutta la moneta a crescere, sia di valore e sia anche di adozione. Il suo token nativo è il token BIT, e in questo caso appunto è il token che permette di votare e di fare anche i launchpad e in futuro anche magari degli swap interessanti, eccetera. È un sistema molto aperto e il suo obiettivo è quindi mettere in contatto e fare tipo da chain link, quindi da far connettere le varie chain e i vari ecosistemi e i vari protocolli. Infatti interagisce già con un sacco di entità autonome che gli permettono quindi di allargare anche la sua adozione, aumentandola e soprattutto facendone vedere anche i punti di forza, in quanto è una moneta che ha una tesoreria dietro che riesce a garantirne un valore costante, e in seguito alle votazioni della community si possono fare anche importanti acquisizioni o chiudere importanti collaborazioni con progetti cripto già più avviati. Appunto, queste collaborazioni con entità autonome, DEX, CHEX, eccetera, comprendono in questo momento Bybit, di cui è il token nativo, Kronos, Polygon, SushiSwap, e quindi e anche tutte queste altre cose che vi lascio qua. Parliamo già quindi di progetti con una grossa community dietro, e vedendo i guadagni che si possono fare semplicemente con un launchpad, non vedo perché non interessarsi perlomeno al token. L'obiettivo della piattaforma è la più completa libertà decisionale della community stessa attraverso la decentralizzazione, supportando l'ascesa appunto della DeFi attraverso quattro principi: quello di governance, quello di organizzazione, quello della gestione della tesoreria e della crescita comunque del valore della moneta. Come farà a garantire una buona governance, una buona gestione della tesoreria, un valore crescente e costante del prezzo del token? Come farà a fare questa cosa? Semplicemente collaborando con altre piattaforme, e in questo caso, come per esempio nell'ultima votazione che c'è stata, cambiarsi i token all'interno della tesoreria in modo che facciano da riserva di valore in una valuta estera per la tesoreria è già un passo avanti, come ha fatto per esempio con FTX, dove è stata listata e grazie al listing ha permesso di swappare FTT, che è il token nativo di FTX, con BitDAO. In questo caso quindi le due piattaforme si fidano le une delle altre, sanno che le stesse tesorerie delle piattaforme faranno in modo che il valore non crolli di brutto, e quindi questa, diciamo, collaborazione può portare a dei benefici a entrambi, proprio perché le piattaforme a quel punto diventano una sorta di link, ecco, mettiamo link, tra CHEX. In questo caso quindi, che ne so, io anziché dover passare per Bybit, farmi il bonifico tramite Banksy e avere i soldi lì, mi faccio il bonifico SEPA a FTX, swappo gli euro in Solana ad esempio o XLM, me li trasporto su Bybit e mi compro i miei BitDAO, o semplicemente swappo su FTX i miei euro con dei BitDAO e li trasporto, tanto le fee sono molto basse. Quindi in questo caso quindi abbiamo anche queste collaborazioni che permettono, magari Bybit non supporta i bonifici SEPA, però FTX sì, e in questo caso è molto più facile anche poter comprare il token anche su una piattaforma che magari un utente ha la maggior parte del suo conto cripto su FTX, e in questo caso compra su FTX e sposta solo per i launchpad.
mettiamola così. Queste collab sono fatte appunto con entità autonome che possono essere cripto progetti di ogni tipo, tra cui arte, ricerca e sviluppo di nuovi sistemi utilizzabili sulla DeFi, farming soprattutto, altre DAO. Queste collaborazioni trovano realtà semplicemente con progetti di swap o altre cose, per esempio Launchpad. Inoltre le collaborazioni permettono a nuovi utenti di entrare e la diversificazione di utenti permette anche di avere una decisione più democratica in termini di governance, e in questo caso anche le micro decisioni possono avere un peso rilevante, proprio perché magari una volta c'erano pochissimi grossi hodler, in questo momento invece il token sta avendo sempre più hodler nell'ultimo periodo, e quindi più gente riesce a detenerlo, più ci sono voti che possono anche essere discordi, e quindi aumentano la democraticizzazione del token. Tramite queste collab si boostano sia il partner che BitDAO. È un discorso win-win, proprio perché ogni volta che si chiude una collaborazione entrambe le piattaforme, i checks, guadagnano qualcosa che potrebbe essere controvalore delle monete, proprio perché si stanno mettendo d'accordo, ma anche semplicemente uno swap come è stato quello di FTX, oppure il launchpad con Bybit ha chiaramente dato un senso a BitDAO molto più di quanto ce n'aveva prima. Le collaborazioni attraggono anche costruttori di nuovi aggiornamenti per la piattaforma e soprattutto liquidità. Le collaborazioni chiaramente si focalizzano nel caso di BitDAO sulla fattibilità, sulla gestibilità nel tempo, sulla gestione delle risorse in modo intelligente. Ogni soluzione è basata su policy, governance e risk management, proprio perché comunque una piattaforma di questo tipo, comunque ancora agli albori, non si può permettere di sbagliare neanche un passo. Le collaborazioni fanno in modo che Bit sia sempre sulla bocca di tutti, sia sempre in hype e cerchi di alimentare più progetti possibili in modo che comunque sempre più gente lo compri. Perché quindi essere un hodler di BitDAO? Semplicemente per i launchpad, come vi ho mostrato nello scorso video, è molto facile. Ed eccoci qua ragazzi, ci troviamo su Bybit. Per prima cosa, se non sappiamo come fare importare i soldi, basterebbe andare qua su Buy Crypto and si potrebbe subito vedere che ci sono questi provider per portare i soldi dal conto corrente qua. Se non vogliamo avere commissioni o semplicemente non vogliamo avere problemi sullo swap di euro in dollari, semplicemente andiamo su FTX. Ricordo che i link di Bybit e FTX sono in descrizione. Su FTX chiaramente dovete avere un account, ma è velocissimo. A questo punto si può ricevere all'interno di FTX un bonifico SEPA. Per esempio, se io voglio fare un deposito con carta o deposito con bonifico SEPA, dopodiché basta che swappo semplicemente nella valuta che mi interessa. Io qua non ho molto, non utilizzo questo come conto cripto, quindi ho poche monete. Comunque dopo semplicemente basta che swappate in Solana ad esempio, o in per esempio BitDAO, anche volendo, proprio perché stiamo parlando di quello, in questo caso BitDAO, e dopodiché si può tranquillamente importare sul wallet di Bybit. In questo caso basterà andare su spot account. Ora io utilizzo più che altro il conto per il launchpad e per le launch pool, quindi è tutto sul conto BiFi, non sullo spot account il mio saldo, quindi anche posso far vedere sono $4. Si fa deposita, si seleziona la coin, in questo caso interessa BitDAO oppure Solana o XLM ad esempio, oppure tranquillamente si può usare quello che si vuole. Si può fare anche in Dogecoin il pagamento, anche se non conviene, in ADA si può fare in quello che si vuole e si hanno i soldi sopra. Poi come funziona? Funziona che siamo qua, si va su Launchpad, More Launchpad. Una volta su Launchpad, semplicemente questo Launchpad che è appena finito, noi andiamo su Learn More e capiamo che subito qua c'è il prezzo del nuovo token che verrà listato. Qua c'è la tutta la locazione per questo token e la massima locazione per utente. Qua vediamo che cosa vuol dire total committed amount, semplicemente il numero di token che sono stati commessi. Cosa vuol dire commettere un token? Significa durante lo snapshot period possedere dei bit DAO, sia nello spot account sia nel BiFi account, è indifferente. Quindi io li metto su una pool dove guadagnano interesse. Dopodiché, puntuale in questo giorno qua, faccio la subscription, cioè trasporto da BiFi account a spot account i miei token e faccio commit, che è un pulsantino che viene qua sotto. Dopodiché c'è il distribution period, che finiva alle 12, in questo caso alle 13 perché è orario di Utrecht, quindi quello UK, e il token viene distribuito, non si può scambiare. Al momento del lancio il token si può scambiare. Come dirò anche dopo nel video, io ho fatto un sacco di soldi con e ho potuto incrementare la mia, diciamo, quantità di bit DAO che ho grazie ai launchpad, che sono divertenti, e inoltre puoi incrementare facilmente la tua quota di BitDAO senza spendere altri soldi, ma creandone altri grazie ai launchpad, quindi una figata. All'interno di questa settimana quindi tu maturi i risultati se ce li hai sul BiFi account, magari in una launch pool con un interesse annuo del 5-10%. Dopodiché il subscription period tu li devi mettere sullo spot account, cliccare il pulsante commit all'interno del launchpad,
li depositi all'interno e dopo un'ora li puoi swappare con la cripto che viene listata quel giorno attraverso il Launchpad, e la media dei risultati che ho avuto è un 30-40 per, quindi ho avuto anche 120 per su questi Launchpad, ho avuto 15 per, la media è stato 30 per, quindi non 30%, 30 per, quindi è un'ottima possibilità per far crescere velocemente il valore di BitDAO. Infatti io cosa faccio? Una volta che chiudo il Launchpad prendo i profitti e li reinvesto tutti completamente in altri BitDAO, così la volta dopo posso prendere sempre più monete Launchpad e sperare che facciano sempre percentuali ottime. Ricordo a tutti che non sono comunque consigli finanziari e che questo era solo un... ho spiegato come io faccio i Launchpad. Vi ho fatto già un video qua e vi ho spiegato anche come si viene contata la quantità di nuovi token che viene listata in base a quelli che ho. Basti pensare che il calcolo da fare è il totale di bit che vengono commessi per questa Launchpad fratto il numero totale di bit commessi da tutti gli utenti moltiplicato per i nuovi token listati. Di solito comunque c'è una media di 190 milioni di bit che vengono messi in commit per il Launchpad. Io possedendone circa 800, che comunque non è una cifra altissima, di solito riesco a prendere 3-4 dollari del nuovo token, che però se fa un 30-40 per sono 100-120 euro a settimana. Quindi comunque sono un sacco di soldi da reinvestire all'interno di BitDAO e non vedo perché non farlo. Oltre ai Launchpad si possono prendere decisioni per il futuro del token, prendere decisioni in merito agli aggiornamenti. Conseguenza più diretta è che il valore del token, chiaramente più sono le news e più sono hypate queste news, più aumenta di valore. Ognuno può fare proposte e ogni hodler può votare, quindi basta essere hodler di BitDAO e si può fare tutte le proposte che si vogliono. Chiaramente scrivere che ogni hodler di BitDAO dovrebbe avere un hardware wallet non ha senso come proposta, però fare delle proposte un po' ponderate, quindi sapere programmare e saperle proporre, non è sbagliato. Quando collabora con entità autonome, come funziona la collaborazione? Semplicemente c'è una parte iniziale di manifesto dove si dichiarano le cose che si vuole fare, cioè qual è la visione, se è fattuale, quali sono le tempistiche, cosa porterà e quali step saranno da fare. Questo era il manifesto. Poi ci sono le sinergie, cioè collaborare farà bene entrambi, chi ci guadagnerà di più. In generale, se c'è anche solo un minimo guadagno per entrambe le piattaforme, si collabora. Poi ci sono le relazioni economiche, cioè quelle di lungo e breve periodo, cioè per esempio se la tesoreria una volta che ha investito il capitale lo può richiamare e quanto ammonterà l'investimento. Ci sono incentivi a collaborare, ad esempio l'altra piattaforma darà degli incentivi agli hodler di BitDAO per fare accettare questo swap, questa nuova collaborazione. Poi c'è la governance e il treasury management, che semplicemente si basa sulla visione a breve e lungo termine di come verrà gestita la tesoreria, come verranno gestiti i voti e come verranno gestite comunque le decisioni all'interno della votazione. E poi chiaramente c'è il risk management, che bisogna semplicemente valutare quanto convenga a BitDAO fare questo tipo di investimento, perché ogni collaborazione comporta comunque un investimento da parte della tesoreria di soldi degli hodler, e in questo caso quindi bisogna ponderare le decisioni in modo da non sprecare denaro ma investirlo in altre piattaforme che possono crescere sinergicamente con BitDAO. Lo swap invece di solito si negozia con il partner. Una volta prese, diciamo, le prime decisioni con le proposte del partner, si parla con la community e ci sono dei regolatori e dei mediatori che si occupano di fare questa cosa, proprio perché non tutti sanno programmare e servono comunque delle persone che spieghino cosa comporterà il nuovo aggiornamento. Una volta concluso questa fase di divulgazione c'è la fase feedback, dove dura 7 giorni e la gente vota. Una volta chiuso il voto, se è positivo verranno aspettati i voti anche dell'altra piattaforma, se sono entrambi positivi si passerà allo swap o al nuovo protocollo che si è deciso da applicare sulla piattaforma. Con miliardi di asset in tesoreria, BitDAO può collaborare con un sacco di entità autonome e progetti, come vediamo in questa foto. Un protocollo DeFi come SushiSwap, un CEX come FTX o Bybit, o comunque una cripto come Polygon, possono avere solo interessi a collaborare con una cripto nascente, proprio perché scambiando i propri token nella tesoreria con quelli di BitDAO si può ottenere una sinergia, dal punto di vista che il controvalore di BitDAO può aumentare il valore della tesoreria dell'altra piattaforma, e quindi se l'altra piattaforma ci crede, l'intera community si hypa, c'è molto hype sotto e può crescere di controvalore. Secondo me anche la frontiera Launchpad sarà, diciamo, il motore della prossima, diciamo, bull run di Bitcoin che si concluderà verso aprile-maggio. Quindi sinceramente la frontiera Launchpad non è ancora, diciamo, partita a pieno, infatti solo Binance ha spinto tantissimo su sta cosa. Le altre piattaforme non fanno Launchpad, l'unica che lo fa è Bybit. In questo caso i soldi che vengono messi in commit su Binance sono 20 volte, 50 volte, 100 volte quelli che vengono messi in commit su Bybit. In questo caso quindi
è più adatta anche ai pesci piccoli, proprio perché su Binance devi detenere un sacco di BNB, il prezzo medio di BNB è $500, in questo momento quello di BitDAO è $1.08, è molto più facile che in futuro il prezzo di BitDAO cresca e magari si riesca ad arrivare a valutazioni migliori. Ci troviamo a un valore del token BitDAO che è quello che aveva BNB nel 2017 e ci troviamo quindi a una capitalizzazione di 1 miliardo contro una capitalizzazione di quasi 100 miliardi da parte di BNB. In questo caso quindi si capisce subito quanto le possibilità di crescita di BitDAO sono esponenziali. Non dico che faccia 100 per, perché comunque BNB ha tutta la smart chain che funziona, però comunque è qualcosa di importante. BitDAO non è un'azienda, infatti lavorano in sinergia sia builders sia stakeholders per ottenere tutti un controvalore migliore, un futuro migliore per la piattaforma. Tutti possono quindi partecipare alle votazioni, basta holdare BitDAO. Parlando della tokenomics, ci sono 10 miliardi di BitDAO di supply, però di circolante ci sono circa 500 milioni di token. In questo caso quindi è una supply parecchio alta, però la community può gestire i burn e può gestire quindi la supply massima. Ricordiamo che per esempio Ethereum non ha una supply massima in questo momento, ma comunque non importa agli investitori, proprio perché i burn derivati dall'utilizso di nuove crypto EVM riescono a controllare i nuovi token, che con gli ultimi aggiornamenti con Ethereum 2.0 si riuscirà proprio a controllarli in maniera più seria. La moneta è stata listata il 15 ottobre, un private sale del 5% su SushiSwap, di cui la comunità poteva vincerne il 2,6% in più se li acquistava. Dopodiché la tesoreria di BitDAO detiene il 30% dei token e Bybit detiene una grande quantità di BitDAO, proprio perché essendo la cripto nativa deve essere facilmente swappabile. In questo momento Bybit è il top partner e sicuramente sarà anche il motore che porterà le quotazioni di BitDAO veramente in alto. Io mi aspetto comunque perlomeno i $5 entro questo ciclo di Bitcoin. Ed eccoci qua ragazzi, ci tocchiamo sul grafico di BitDAO e in questo caso possiamo subito vedere che è un grafico abbastanza recente, proprio perché è uscita a ottobre, è stata listata sulle principali piattaforme, ma soprattutto è un grafico che a livello di analisi tecnica non ci può dire molto, proprio perché ci sono delle diverse resistenze qua che in teoria dove va questo supporto. Chiaramente BitDAO si fa trascinare da Bitcoin, come ho già detto nel video, ma dovrebbe esserci stato un supporto che teneva qua. Chiaramente Bitcoin crollando ha portato giù tutto il mercato, però se fosse rimasto in lateralità questo supporto avrebbe tenuto. In questo momento quindi questo supporto lo facciamo diventare una resistenza, e però notiamo che comunque ci troviamo comunque a un livello molto buono. Abbiamo fatto qua quindi questo pattern che è rimbalzato due volte proprio su questo supporto. Questo ci mostra che questo livello qua, i 187, è molto interessante. Se vediamo con l'estensione di Fibonacci il livello di ritracciamento dai massimi ai minimi, vediamo che la Golden Zone in questo caso potrebbe essere tra i 2.4 e i 2.5, ma non è secondo me un brutto target anche poterlo vedere a molto di più, proprio perché BitDAO secondo me può veramente fare bene. In questo caso comunque chiaramente a livello di analisi tecnica non si può dire molto. I volumi sono comunque molto minori rispetto a quando era ai massimi, sono circa 5 volte meno. Finché non ci sono questi volumi che c'erano qua non si fa nulla. Il discorso però è che l'open interest dato dai launchpad di Bybit sicuramente pomperà tanto la DAO nel breve e medio periodo. Mi aspetto entro marzo di vedere nuovo all time high, $5 come minimo target. Non sono assolutamente consigli finanziari. In futuro non si sa, io penso che comunque in bear market sicuramente lo venderò prima e lo ricomprerò magari a prezzi molto più bassi, proprio perché comunque in bear market si potranno vedere valutazioni sotto l'euro molto probabilmente, quindi sarà un'ottima possibilità. Con questo vi lascio, fate i vostri opportuni calcoli, non sono assolutamente consigli finanziari, quindi vedete il video e fatemi sapere se vi piace. Un bacio.